Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo nell'ultimo video di Pokémon Spada e Scudo. Ehi, un momento, non andatevene via così senza dire nulla. Il fatto è che sembravi così triste, non volevamo starti tra i piedi. Pensavamo volessi stare un po' da sola. Più che triste sono arrabbiata con me stessa, come ho potuto lasciarmi ingannare così? Però quel che è fatto. Non serve a nulla starci a rimuginare su. Quei farabutti sono portati via tantissime 10 stelle. Non posso starmene qui ad aspettare che li usino per combinare altri guai. La ragazza fegato, eh? Mi riempi di orgoglio vedere che donna forte e coraggiosa sei diventata. Nonna. Solo quando c'è fiducia reciproca tra un allenatore e un Pokémon è possibile esprimere la vera potenza del fenomeno Dynamax. Scommetto che quei poco di buono estraggono delle particelle Galar dalle 10 stelle per indurre Pokémon a Dynamaxizzarsi. Questo vuol dire che... Esatto, il nostro campione dimostra ancora una volta la propria sagacia. Ora che hanno messo le mani sulle 10 stelle hanno tutti gli strumenti per fare danni maggiori. Ad ogni modo mi chiedo quale sia il loro scopo. Perché fa Dynamaxizzare tutti quei Pokémon? Dicevano di voler svelare il vero volto di Zacian e Zamazenta o qualcosa del genere. Già... E poi quello che diceva l'assistente sul loro sangue reale. Cosa intendeva dire? Parlava sul serio? Link, dai un'occhiata alla mappa città. I rilevatori stanno registrando un'attività energetica altissima in 4 stadi diversi. A quanto pare sono già messi all'opera. Se stanno combinando qua negli stadi, di sicuro Mary resterà coinvolta. Ah, a Speckville è tutto tranquillo. D'altronde in quello stadio non c'è un punto energetico, quindi la città è al sicuro. Ah, già, non ci avevo pensato. Link, dobbiamo subito correre a fermare quei pagliacci. Non gli permetterò di fare del male ad altri Pokémon. Allora voi continuate a occuparvi della questione del Dynamax. Io intanto vedrò di localizzare quei due mascalzoni. Altri 4 stadi da esplorare. Ok. Andiamo. Io direi di andare a Surchester prima perché... Oh yeah. Tre, andatevene, è pericoloso! Ma no, no. Ce l'hai con noi? Guarda che sono qui per aiutarti, non per farci dire cosa dobbiamo fare. Ah, ma siete voi? Scusatemi, con tutta questa confusione non me ne ero accorta. Con il campione in giro non c'è niente da temere. Capitate al momento giusto. Stavo proprio buttando giù un piano per calmare 4 Pokémon Dynamaxizzati. What? Se uniamo le nostre forze sono sicura che ce la caveremo. Tutti pronti? Allora entriamo nell'arena! Ma 4 solo nell'arena? O 4 in totale perché 4 palestre? No. Uno per palestra. Ah, Froslass? Wow! Ah, ma sono 4, quindi siamo da soli! Sono stati tutti quanti veloci. Pio, la bufera si è calmata. State tutti bene? Me la sono vista brutta, ma alla fine ce l'ho fatta. Affrontare da solo un Pokémon Dynamaxizzato è un'impresa titanica. Avevo dato per scontato che Link fosse in gamba. Ma tu, Hope, mi hai stupito. Sei proprio un allenatore su cui fare affidamento. Dici davvero? Non sei abituato ai complimenti, eh? Ma si vede che sotto sotto sei felice. Ma che dici, Ginepra? Dai! Ci penserò a prendermi cura dei Pokémon che abbiamo affrontato, stare tranquilli. Ti darò la mia card della Lega Pokémon, Link. So che non è una grande ricompensa per quello che avete fatto, ma ti prego di accettarla. Così se dovessi avere bisogno di me sarò ben felice di darti una mano. Beh, buon proseguimento e ricordatevi di non strafare. Cos'è un avvertimento perché sto giocando da più di un'ora? Il Baldo si è procurato delle 10 stelle e la sorte per far dynamaxizzare un sacco di Pokémon. Non è il momento di rilassarsi. D'ora in avanti le cose si faranno ancora più difficili. Forza! Ci sono ancora 3 stadi che hanno bisogno del nostro aiuto. E allora andiamoci, non indugiamo. Dunque, a Piccadilly c'è il tipo folletto e quindi con The Crow, che ha all'acciaio e quindi super efficace, non dovrebbero esserci problemi. Ma qui dovrebbe esserci... Eccolo. Bit. Ehi, voi! Bit. Ma... E i Pokémon Dynamaxizzati?
Cos'è quel tono sorpreso? Pensavi che mi avrebbero dato problemi? Io sono il capo palestra di tipo Folletto, faccio parte dell'elite. Elite? Non so di che parli. Però è vero, sei un capo palestra, mi era passato di mente. Fatemi indovinare, siete venuti a darmi una mano? Beh, chi fa parte dell'elite come me non ha certo bisogno di aiuto. Sei sempre il solito, Bit. Guarda che siamo venuti perché eravamo preoccupati per te. Che capo palestra insopportabile. Un ringraziamento speciale a chiunque l'abbia nominato. Alla prossima sfida delle palestre ne vedremo delle belle. Olive mi aveva manipolato come un burattino, ma adesso basta. D'ora in poi sarò io a decidere della mia vita. Tanto per cominciare, ecco la prima decisione. Link, lottiamo, adesso. Ma che non è fatto il momento di mettersi a giocare? Calma e bollenti spiriti, ragazzino prodigio. Bit ha già calmato da solo 3 Pokémon Dynamaxizzati. Diciamo che vi ha regalato un po' di tempo per respirare. D'ora in avanti nessuno si permetterà di mettere bocca su cosa deve fare Bit della sua vita. D'accordo, a dire la verità io stesso l'ho influenzato un po', ma era per il suo bene. È vero, ma d'ora in avanti niente male, Poppy. A 88 anni continua a gestire la vita altrui senza perdere un colpo. Signora Poppy, questa faccenda non la riguarda. Voglio lottare e voglio farlo per me stesso. A noi due allora, e non sono disposto ad accettare un no come risposta. Ho capito. Adesso sono un allenatore nuovo. Preparati, ti farò vedere quanta strada abbiamo fatto io e i miei Pokémon. Deve esserci uno sbaglio, io sono un capo palestra. E i capo palestra vanno battuti. Ti ringrazio per aver lottato con me. Alla fine mi tocca riconoscerlo. Meriti il titolo di campione, non c'è dubbio. Mi secca ammetterlo, ma mi rendo conto di avere dei punti deboli. Mi impegnerò, diventerò più forte e porterò la gloria del Pokémon tipo Folletto ad altezze mai raggiunte prima d'ora. Eccola qui, e vai! Beh, direi che per me è ora di andare. Sono il capo palestra, quindi è mio compito far sì che il mio stadio sia in perfetto stato. Lascia che te lo dica. La vostra lotta è stato un roseo tripudio di talento. E anche quella rara di Poppy, ottimo! L'hanno squalificato dalla sfida delle palestre, eppure ha avuto il coraggio di fare eruzione nello stadio durante la Coppa Campione. Che tipo tosto! Non mi stupisce che sia diventato capo palestra. Ok, ho un modo di fare insopportabile, ma un allenatore in gamba, nessuno può negarlo. Quando fa una cosa la fa bene. Già, si capisce subito guardandolo lottare. Ci si butta anima e corpo. Oh, ma ne avete ancora per molto? Vado a farvi un caffè, vi porto 2 brioche. Ok, messaggio ricevuto. Andiamo. D'ora in poi mi impegnerò al triplo e diventerò ancora più forte di Bit. Presto, Link, abbiamo ancora molto da fare. Andiamo a calmare gli altri Pokémon Dynamaxizzati. Ci restano ancora 2 stadi da visitare, non perdiamo tempo. Siete voi che state parlando ulteriormente. Io stavo solo cercando di andarmene da qui. Vediamo un po' che succede. Qui invece, chi ci sarà però? Oh, siete venuti a darci una mano? Più o meno. Allora, com'è la situazione? Gli spettatori sono stati evacuati. Ora devo calmare Pokémon Dynamaxizzati. In fondo sono io il capo palestra. Perfetto, allora ti daremo una mano. Grazie. Ci sono molti Pokémon infuriati. Affrontiamone una a testa. Allora andiamo. Sì, ma alza quella voce, per l'amor del cielo. Oh, Dusk Noir! Bello! Ma perché non si può catturare? Accidenti a voi! Sarebbe stato bellissimo. Almeno provarci. Non dico che debbano per forza essere catturati, però... una prova. Vai, dai, la tenebre! Grazie a tutti. I Pokémon si sono calmati. Li faremo riposare qui. Sono sicuro che si riprenderanno presto. Link, questa è la mia carta del Lega Pokémon. Quella rara, perfetto. Beh, ora al resto ci penserò io. Quindi vai pure se ci sono altre persone da aiutare. Facciamo una cosa piuttosto veloce. Ormai siamo riusciti a calmare la maggior parte dei Pokémon Dynamaxizzati. Ci siamo quasi.
Avanti così, Link. È rimasto un solo stadio in pericolo. Mettiamo fine a questa faccenda. Fiondiamoci allo stadio, non aspettiamo oltre. C'è Sonia. Aspetta però. Oh, Link! Qualcuno ha visto quei due mascalzoni che entravano in questa porta? Ma purtroppo è chiusa da una serratura elettronica, mi ci vorrà un po' per aprirla, quindi andiamo a parlare con la Burno. Oh, siete arrivati proprio al momento giusto. La situazione dello stadio sta precipitando. Non c'è verso di contenere i Pokémon dynamaxizzati. Qualcuno sta usando il potere delle esostelle per creare scompiglio. Ah, ora capisco. I problemi si moltiplicano. Ma prima dobbiamo pensare a risolvere questo. Comunque, ora che ci siete voi sarà molto più facile. Siamo venuti proprio per aiutarvi. Diglielo, Link. Lascia fare a noi. E vai! Con una squadra del genere non ci ferma nessuno. Conto particolarmente su di te, Ginepro. Nel nostro incontro delle semifinali me la sono vista brutta. Hai messo alle strette il mio Pokémon Dynamax. Beh, siamo qui per darti una mano. Dici, che dobbiamo fare? Dividetevi Pokémon Dynamaxizzati e fateli calmare. Conto su di voi! Anche lui ha fatto il suo bel dannetto, ma io faccio più male. Ragazzi, siete fenomenali! Ci avete tirato fuori dai guai? Facciamoci una foto ricordo per celebrare questa impresa. Cos'era? Per il resto non preoccupatevi, tirò d'occhio i Pokémon che erano fuori controllo. Link, se dovessi avere dei problemi, fammi un fischio. E vai. Ovunque tu sia, in qualsiasi momento, verrò di corsa in tuo aiuto. Quanto a te, Ginepro, ti devo ancora una lotta, ma questa volta senza Pokémon Dynamax. Dicevate che qualcuno sta sfruttando le esostelle per scopi malefici, no? Suppongo che vi state già occupando della questione. Andate pure a indagare. Qui allo stadio mi occuperò di tutto io. Quindi, ora dobbiamo parlare con Sonia. Beh, direi che con questo abbiamo finito. Ormai abbiamo fatto il giro di tutti gli stadi, no? Adesso non ci resta che catturare Baldo Duo. L'unico modo per evitare che tutto questo succeda di nuovo è sistemare quei due. La professoressa Sonia stava cercando di rintracciarli, no? Quando li troveremo, giuro che non la passeranno liscia. Ah! Link, deve essere Sonia. Pronto, Link, sono io, Sonia. Lo sapevo. Non so a che punto siete, ma ti chiamo per aggiornarti sulla situazione. Sto cercando di aprire la porta che conduce alla centrale energetica sotto lo stadio di Knucklebar. Il Baldo Duo dovrebbe essersi rifugiato lì. Fra poco potremo raggiungerli. Capito? Forza, vieni allo stadio di Knucklebar più in fretta che puoi. Sapete cosa? Io sono già qui. Quindi... Ma Sonia, potevi fare due passi? Ma cosa? Ma ho parlato con Sonia! Non con l'ascensore. Ah, siete già arrivati. Aspettate un attimo, non ho ancora aperto la serratura. Ci sono quasi, ma c'è qualcosa che non quadra. Oh, Yamper. Eccola, la folgorata ovviamente, bravo. Come si è aperta? Già. Incredibile, sei un grande, Yamper, grazie. Fate attenzione, mi raccomando. Quei due tipacci sono entrati per di qua. Metto tappo davanti perché loro hanno Pokémon acciaio, quindi nel caso volessero affrontarci un'altra volta. Ma anche Zacian e Zamazenta hanno, sono tipo acciaio, quindi... Ok, sono qui? Ah, oh oh, guarda chi si rivede. Ma tuo fratello? E così siete riusciti ad aprire la serratura e a riportare la calma in tutti gli stadi. Tanto di cappello. Davvero un ottimo lavoro, campione. Miei sudditi, complimentatevi con loro. Bene. No, aspetta un attimo. E questi chi sono? Che vogliono? Perché state facendo dynamaxizzare quei Pokémon? Avanti, rispondi! Oh, oh, ma è chiaro, mio caro. Vogliamo smascherare le vecchie false leggende a cui credete pure voi e mostrare a tutti il vero volto di Zacian e Zamazenta. Ma che dite? Zacian e Zamazenta hanno salvato Galar.
Taci, sprovveduto! Il sangue dell'eroe scorre nelle nostre vene. Noi ne siamo discendenti e fino a poco tempo fa il popolo ci riveriva come tali. Ma poi siete arrivati voi mocciosi a ficcare il naso nella faccenda di Arnatus per salvare Galar. E come se non bastasse, quella ragazzina ha perfino scritto un libro su queste vicende. È vero, è vero! Vergognatevi! Beh, sì, è vero. Quindi? Vi rendete conto delle conseguenze delle vostre azioni? Avete proclamato i Pokémon veri eroi della leggenda! Avete cambiato la storia! E che ne sarà di noi? Non ve lo siete chiesto? Avete insinuato che i nostri antenati erano dei bugiardi! Ma quindi? Voi due siete gli eredi della famiglia reale di Galar? Esatto, come è sempre stato e sempre sarà. La vera storia è quella che è stata tramandata finora. Gli eroi non si creano mica così, con un colpo di penna. Le vostre sono tutte fandonie. Ma quali fandonie? È la verità! Io credo fermamente che Zazien e Zamazenta abbiano protetto Galar fin dall'antichità. Ah, sì? Benissimo. Che dici di verificare subito chi tra di noi sta dicendo il vero? Un vero eroe delle leggende dovrebbe restare imperturbabile anche dopo aver ricevuto una bella scarica di particelle Galar, non è vero? E allora facciamo un esperimento. Vabbè, ho capito. Era per questo che facevate dynamaxizzare quei Pokémon, eh? Stavate giocando al piccolo chimico. Ma che dici? Non avrete mica intenzione di far scatenare due Pokémon? Ah, finalmente ci sei arrivato. Non è mai troppo tardi. Ops, invece sì, è troppo tardi. Il mio proprio fratellone è di sopra e sta ultimando i preparativi proprio adesso. Ma non vi fermeremo! Oh oh oh, io non credo proprio. Certo, siete liberi di utilizzare l'ascensore per salire. Solo se riuscite a sconfiggerci, il che è altamente improbabile. Sì, li hai allenati duramente? In quale tempo? Quale tempo? Quale luogo? Questo è andato nella stanza dello spirito del tempo, sicuramente. Ma non era da passeggio? Yoru. Ah, i miei poveri, i nobili Pokémon! Ma erano da passeggio, hai detto, alcuni. Ah, la disfatta. Ne prendo atto. Ci siamo sbarazzati degli altri. Andiamo, presto! Wow. Cos'è stato? Il dolce suono della vittoria. Bravo, fratellone, ce l'hai fatta! Insomma, saliamo o no? Sì, arrivo, arrivo. Fammi curare Pokémon. Non ci posso credere. Ma è il suono dell'aura del Super Saiyan. Mamma mia, ragazzi, non ci posso credere. Sul serio? Ce l'ho fatta. Hai sentito, fratellino? L'ora è giunta. È arrivato. La spada rovinata lo ha attirato a noi. E io l'ho bombardato di particelle Galar. Smettetela! Zazien sta soffrendo! È tutta colpa mia! Non avrei dovuto permettere che si prendessero una spada rovinata! Forza, vile creatura! Tira fuori il tuo istinto selvaggio! Mostra il tuo vero volto! Mostra a tutti che non sei degno di essere chiamato re! Dai, fagli male, cavolo! Ah, fratellone! Non sono io il tuo nemico, vile creatura! Va, sei mia distruzione per la città! Fa ciò che ti dico! Sta cercando di resistere con tutte le forze, ma non potrà mai tenere a freno tutta quell'energia. Zazien! Mi sa che non sarà facile calmarlo come Pokémon che abbiamo già affrontato. Con i leggendari non si scherza. E se stai pensando di provare a catturarlo, scordatelo. Mi secca dirlo. Temo che l'unico in grado di fermarlo adesso sia Link. Noi penseremo a proteggere la gente. Link, tu cerca di calmare Zazien. Eccolo che arriva, Link, attento! Però Groar e poi fa l'ululato. Beh, tipo acciaio, no?
spada indomita, ma non ce l'ha. Non posso neanche dynamaxare. È a livello 70, ok. Potrò catturarlo? No, però. Non si può perché è Zacian. Io sto giocando a scudo. Non puoi lanciare una Pokéball, infatti. Palla infuocata. Aiuto. Wow! Ma dai, ma sul serio? Ma così? E vabbè. Andiamo con pressione. Baldeali. E vabbè allora. Oh, meno male. Però ho un'idea. Sgranocchio, la finite? Le ha finite? Le ha finite. Ah! Ora tocca a me. Andiamo, Starchild. Facciamogliela pagare. Botte in testa. Ancora danza spada? E certo, non bastava una. Ne voleva un'altra, no? Bumma! Bumma, bumma, bumma! Ah, ok, è fatta. Bene. Cavolo, spada solenne mi ha fatto paura. Ma ci picchia lui. No, è andato. Zacian, stai bene? Attento, Hop! Cavolo, ma è grosso! Zamazenta! Zamazenta! Mi ha salvato la vita! Oddio, un po' ceppo! Un po' ceppo! Sembra che tutte quelle particelle galere siano troppe anche per lui! Non posso starmene con le mani in mano, Link! Devo inseguirlo! Ora prendi quella spada e conficcagliela nel cuore. Quanto a te, dai qua. Quello strumento appartiene a Zacian. Oh. Oh. Ti prego, non far del male al mio fratellone. Zamazenta! Complimenti. Hai gestito la situazione come ci si aspetterebbe da un campione. Guarda, sembra che quel Pokémon ti stia aspettando. Ragazzi, io ve lo dico, vado di Master Ball, non ho alcuna intenzione di usare la Master Ball per altri Pokémon, anche perché non ce n'è bisogno, non ci sono altri leggendari a parte Zacian, Zamazenta e Eternatus. Eternatus l'abbiamo già catturato. Zamazenta ti guarda con aria serena. Vuoi usare lo scudo rovinato per catturare Zamazenta? Certo. Lupacchiotto.
Scudo saldo. Ok. Vai, Master Ball. Ragazzi, ve lo ripeto, non l'avrei usata su nessun altro se non su di lui, cioè a che serviva tenerla? Questo Pokémon è rimasto addormentato sotto forma di strato così a lungo da venire completamente dimenticato. Ah, soprannome? Per il momento no. No, in squadra no, è il box del PC, via. Per il momento in squadra tengo questi. Ha uno scudo rovinato, invio ai box del PC insieme al Pokémon. Perfetto. Wow, è incredibile! La tua forza è stata riconosciuta da un vero re! Ah. È stata una lotta sublime. Ho semplicemente lanciato una Pokéball. Per tutto questo tempo ci siamo solo preoccupati di chi avesse diritto al trono. Che sciocchi. Come mi vergogno adesso. Ehi, tu con quei capelli puntuti! Voi le buone maniere non sapete manco cosa sono, eh? Io e mio fratellino siamo pronti a pagare per i nostri errori. Accompagnaci ordunque fino al luogo della nostra legittima punizione. Siete spocchiosi pure quando vi pentite. Beh, lasciamo perdere. Link, ora capisco perché sei diventato campione. Però ti prego, non cercarmi mai più. O almeno per un po'. Ogni volta che mi coinvolgi nelle tue avventure mi ritrovo sempre nei guai. Professoressa Sonia, so che non è tenuta a perdonarmi, ma mi dispiace di averla ingannata. Il tuo tradimento mi ha rattristata, non posso negarlo, ma ormai non ha importanza. Grazie a te ho imparato anch'io un po' di cose, e non lo dico tanto per... Allora buona fortuna con i suoi studi. Bene, i cattivi sono sistemati. Ora non resta che assicurarsi che Zacian stia bene. Link, lo smartphone mi sta suonando. Forse è Hope. Ah, pronto, Link, sono io. Stavo... Oh, calmati! Hai sentito? Sono con Zacian. Tutto bene? Zacian è piuttosto agitato, ma tutto sommato stiamo bene. Mi servirebbe un aiutino? Che indici di raggiungermi appena puoi? Ti aspetto nel bosco assopito, eh? E fa presto! Sarei capace di riconoscere la voce di Hope a chilometri di distanza. Wow. Zamazenta sembra preoccuparsi per il suo amico anche quando è nella Pokéball. Non perdiamo tempo. Raggiungiamo Hope e Zacian al bosco assopito. Bene, ora che ho curato i Pokémon possiamo andare. Sonia! Vuoi che ti accompagni al centro del bosco? Sì, certo, meno male, meno male. Non è che io abbia altro da esplorare. Su, tranquillo, va tutto bene ora. So che puoi controllarti, ne sono sicuro. Del resto sei il vero eroe che ha protetto Galar. Oh, grande, sei tornato in te. Sapevo che ce l'avresti fatta. Hope, che è successo? Sembri distrutto. Ah, siete arrivati. Ha avuto un grande affare nel cercare di calmare Zacian. Ma come ti è venuto in mente di provare a placare un eroe leggendario da solo? Sei eccezionale, Hope. Dai, su. È bravo anche lui. Dici sul serio? Grazie, Link. Le tue parole significano molto per me. Cosa? Ma stai scherzando? Cosa dice Zacian? Dice che vuole diventare un mio Pokémon. E che mi riconosci come suo allenatore. Credo proprio che abbia detto questo. Che? Ma sul serio, è pazzesco! Allora, ne sei davvero sicuro? In tal caso...
Ragazzi, lasciatemelo dire. Voi due siete incredibili. Beh, non posso di certo definirmi incredibile da solo, però. Inizio a sentirmi una nuova persona. È come se le mie insicurezze fossero svanite. Link, ho un favore da chiederti. Non ti aspira a diventare insistente come Beat, però non è che ti andrebbe di sfidarmi? Mi piacerebbe lottare dove tutto ha avuto inizio. Proprio qui, nel bosco assopito. Beh, è l'ultima lotta. Mi sono preso un po' di tempo per allenare la squadra e ho fatto una cosa che in genere non andrebbe fatta, ovvero insegnare fossa a Zamasenta. Ora, dato che qui non c'è più il problema di dimenticare le mosse e ricordarle, ho detto, sai che c'è? Male che va, al limite gli rimparo lacerazione. La cosa buona è che comunque sia, l'ho fatto perché Zacian è tipo folletto acciaio quando indossa l'armatura. E adesso vi spiego anche come ho fatto a shottare da Bull. Ho dato band scelta a tappo. È un'ammazzata? Forse. Ad ogni modo, ho dato appunto fossa a Zamasenta per cercare di avere una kill assicurata su Zacian, che altrimenti rompe il sedere a tutta la squadra. Ad ogni modo, adesso lui manda Snorlax e io gli manderei Starchild, perché tanto Starchild contro il resto del team di Hope non è che ci possa fare molto. Al limite rimando tappo, poi lo switch, lo riswitch fino a che non riesco a farlo crepare. Quindi ora che tuo fratello non è più il campione, non insegui più quel sogno. Complimenti. Cercherai di assicurarmi il brutto colpo. Ah, e questo era il brutto colpo. Amarti il pugno. Non mi ricordo se l'abbia mai usato, ma nel caso l'ho completamente dimenticato. Allora, più che altro ho cercato di portare al 70 tappo. Ho due brutti colpi alla grande. Alla grande. Se gli rimando tappo e gli faccio palla infuocata, lo mando KO perché ho benda scelta. Però mi riblocchirei in benda scelta. Poi lui ha Cramorant in squadra, quindi mi farebbe il culetto con quello. Ma se io andassi con The Crow e facessi baldeali, non sarebbe male l'idea. A dire il vero, io potrei anche prendermi un paio d'ore e farmare i Pokémon tutti fino al 100, perché tanto nelle terre selvagge è facilissimo farmare. E poi ti fai anche qualche raid e c'hai le caramelle per l'esperienza, diventa ancora più facile. Tra l'altro, facendo la torre lotta ieri, o meglio, nell'episodio, voi l'episodio l'avete visto ieri, in realtà devo ancora finire a registrarlo, perché è successo che ho scoperto che per battere l'ultima volta Mary, che è diventata capopalestra, bisogna prima fare questa lotta contro Hope. Quindi in teoria voi l'avete già visto ieri, mentre oggi state vedendo quello che ho dovuto fare. È complicato, ma non troppo. Quindi io andrei con Pikachu con palla infuocata a questo punto, perché nel caso a Cramorant switcho su Strider con Overdrive. Oh, shottato. Ma che bello, ragazzi, con benda scelta. Benda scelta ti blocca in una mossa, ma ti aumenta del 50% l'attacco. E tappo con il 50% di attacco in più è una belva. Sinceramente sto leggendo solo con gli occhi quello che sta dicendo Hope. Palla infuocata finché non missa. Inoltre io sono previdente e l'ho aumentata al massimo con i PP Max, proprio per evitare, per ovviare al problema che nel caso appunto missi, ne ho altre a disposizione. Proprio per questo. Corviknight, no, rimango. Anche se misso, Corviknight mi può fare un bel danno, ma non troppo alto. Poi comunque sia solo un Pokémon mi è andato KO, quindi sto alla grande, me la sto gestendo alla grande. Ok, questo è il suo penultimo Pokémon.
Poi c'è Zacian. Dunque, il tipo folletto è resistente al fuoco, quindi io cercherei di indebolirlo con Tappo, Zacian, che comunque è a livello 70. E non è una cosa da poco. Vuoi cambiare Pokémon? No. Se ti capisco? Ma penso di sì. Non è che ho letto tutto quanto, perché a volte il testo corre per conto suo. Non riesco a leggere tutto. Dopo, durante l'editing, con calma. Spada Indomita, che gli aumenta l'attacco. Sono più veloce? No, Zuffa! Porca miseria! Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto, Zuffa? Oi oi. Velocità di Zamazenta? 205. La rischio? La rischio. Me la rischio. Vi ricordo che l'ho catturato con la Master Ball. Aumento la difesa. Fossa, sono veloce? No. Oh, resisto! Grande! E la sua difesa è a meno 2. E la sua difesa è a meno 2. Io mi nascondo sottoterra, scappo, fuggiasco nelle profondità sotterranee di Galar. Lui va ancora con Zuffa, ce ne ha solo 2 ora. Se non lo killo. Mazzunna, ragazzi! Brutto colpo! Oh 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 oh! Non ci credo! Shottato da fossa! Oh, santo cielo! Oh, che bello! Non ci credo, il brutto colpo! Dopo quella dopo Zuffa che l'ho resistita, che l'ho presa come un campione con Zamazenta, fossa lo sciotta! Ah, wow, 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 wow! Questa è stata una botta di sedere assurda. Però, pensiamoci bene, il brutto colpo è il doppio del danno, quindi almeno metà vita gliela toglievo con fossa. Lo revitalizzavo Maxi, lo rimettevo in campo, comunque sia, anche fosse, era a meno 2 di difesa, anche fosse. Quindi, mi è andata molto bene. Ah, che bello. Per fortuna che ci siete tu e Dandel. Con voi al mio fianco non posso che continuare a migliorare. Ah, grandissimo! Vai così, vai! Che dire, si vede che sei un campione. Sei una forza della natura fatta e finita. Sai, a differenza di prima, ora nemmeno me la prendo se mi capita di perdere. E sai perché, Link? Perché adesso ho un sogno tutto mio. Ho iniziato a pensarci mentre facevamo il giro degli stadi per salvare i Pokémon inferociti. E ho deciso che diventerò un professore Pokémon e aiuterò i Pokémon in difficoltà di tutto il mondo. Non me ne intendo molto di Pokémon e non ho mai lavorato in un laboratorio. Ma è per questo che voglio mettermi sui libri e impegnarmi nello studio dei Pokémon. Vedrai, Link. Un giorno tu e Sonia sarete fieri di conoscere un professore Pokémon da paura come me. Seguirà una strada diversa da quella che avete scelto tu e Dandel. Ma noi due saremo rivali per sempre, giusto? Sì, per sempre. Così si fa. Ah, oh, che carini. Siete ancora così giovani e pieni di entusiasmo. Così mi fate piangere. Allora è proprio vero che con la vecchiaia viene la lacrima facile, eh? Ma chi ha mai parlato di invecchiare? Guarda che sono giovane anch'io. Piuttosto, Hop, che diresti di diventare mio assistente al laboratorio? Eh? Beh, avresti a disposizione un sacco di libri e dati sui Pokémon per studiare. Se punti davvero a diventare un professore Pokémon, allora sarò più che felice di seguirti. Certo che voglio diventarlo, però sei sicura che non ti sarò d'intralcio? Oh, non pensarlo nemmeno. A dirla tutta, ora che non ho più un assistente, ho proprio bisogno di qualcuno che mi aiuti con il lavoro, ovvero fare le pulizie. Ora si spiega tutto. Scherzi a parte, ci sto, non ti deluderò.
Vedrai, Link, anche tu sarai fiero di me. Oh, rara, perfetto. Oh, ma ancora i due baldi. Well, well, well. È stata certamente una sfida eccelsa e una conversazione rigenerante. Assolutamente, assolutissimamente. Una scena che mi ha toccato nel profondo. Ma cosa... Che ci fanno qui Brando Baldo e Scudo Baldo con Ginepro e... Dandel? Che significa? Non c'è motivo di agitarsi, Giovincella. Siamo qui per parlare con Link. Non hanno voluto sentire ragioni. Dicono che vogliono scusarsi di persona e... Beh... Io invece sono qui per tenerli d'occhio. Saranno pure discendenti della famiglia reale di Galar, ma è meglio stare attenti. Ho sentito che avete avuto un grande affare mentre io ero occupato alla Rose Tower. Non hai idea dei pasticci che hanno combinato questi due col loro Dynamax selvaggio. Non ci sono scuse per quello che abbiamo fatto, siamo sinceramente pentiti. Abbiamo messo in pericolo dei Pokémon innocenti e creato danni di ogni sorta solo per il nostro interesse. Eppure il nobile Link ci ha tratto in salvo nonostante la tracotanza. La nostra tracotanza. La tua magnanimità è immensa come il Dynamax. Tu sì che meriteresti il trono di Galar. Ancora con questa storia del trono. Ma quando capiranno che Zacian e Zamazenta sono gli unici veri re? Sciocchezze! Noi cederemo il trono solo a un valente allenatore come Link. Concordo, l'aura che lo circonda è inequivocabilmente quella di una celebrità. Link, rassegnati. Ormai sono i tuoi più grandi fan. E ora, con permesso, siamo costretti a congedarci. Purtroppo abbiamo degli impegni urgenti. Ci aspetta un tour di scusa a tutte le persone che si sono trovate in difficoltà a causa nostra. Ebbene, goodbye. Ah, ma dove credono di andare quei due senza di me? Ah. Hope. Dimmi, Dandel. Ti guardavo poco fa mentre sfidavi il nostro nuovo campione. Hai fatto dei progressi strabilianti. L'incontro era così entusiasmante che stavo quasi per unirmi alla lotta con il mio Charizard. Oh, e congratulazioni per aver trovato un nuovo obiettivo. In qualità di fratello maggiore, anzi, in qualità di tuo rivale, non posso che darti tutto il mio appoggio. Grazie, Dandel. Questa dovevo proprio vederla, Dandel che si complimenta e Hope che non sa come reagire per l'imbarazzo. E dai, Sonia! Beh, che ne dite ora se torniamo a casa anche noi? Dai, vediamo chi raggiunge prima l'uscita del bosco.